Ok ragazzi, oggi siamo su una custom map a tema Minecraft. Una mappa fatta per il contest in UAJ, contest in cui bisognava realizzare appunto delle mappe escape room. Adesso, come al solito, quando esce un contest in UAJ, vi porterò uno sfottio di mappe fatte da gente più che capace. E questa è una di quelle. E l'ho già provata poco fa per vedere che tutto funzionasse e non crashasse tutto malissimo. E l'ho scoperta grazie al buon vecchio Vortex che ha mandato una foto nel gruppo. Non sembra neanche una mappa di cozombie, perché come potete vedere spawnano sti cazzafà tipo... si è compenetrato con la scala, vabbè. Non ci sono le munizioni, c'è un timer in basso a sinistra, noi stiamo già perdendo tempo, ed è un escape room essenzialmente. In tutto e per tutto, e noi scapperemo da questo posto bruttissimo. La prima cosa che nel mio primo playthrough, durato un minuto, ho scoperto è sul muro c'è scritto 3 che non si vedono. E quindi dobbiamo trovare 3 numeri che non si vedono. Perché l'ho scoperto io? Perché non c'è una guida, e quindi spero che sia abbastanza a prova di scemo, perché sono proprio io uno di quelli. Allora, innanzitutto qua possiamo vedere diversi animali. Oh, muori tu, pezzo di merda. Basta spawnare. Possiamo vedere diversi animali, come una gallina e un rinoceronte. Allora, dobbiamo trovare... Oh, 3 che non si vedono. 3 che non ci sono. Allora, abbiamo un... Cosa cazzo sei? Vabbè, la conchiglia. Cerchiamo la conchiglia prima. Oh, muori. Cerchiamo la conchiglia. Qui non c'è, qui non c'è. Non c'è la conchiglia, non c'è la conchiglia. Conchiglia, conchiglia, conchiglia. Oh no, è qua la conchiglia. Ok, quindi la conchiglia c'è. Il polpo abbiamo visto è qua. Perfetto. Il lupacchiotto incredibile, mi sa che è quello. Potrebbe essere quello. Però non è in piedi. Oh! Ok. Ok, potrebbe essere quello, ma non lo so. Allora, il camaleonte c'è, che mi pare... No, non c'è un camaleonte qua. Non c'è questo, non c'è questo. E l'ultimo che non c'è, il ragno è qui. E il pipistrello. Oh, vediamo, bisogna tirare questa leva. E abbiamo sbagliato la combinazione, vaffanculo, adesso la cerco meglio. Proviamo questa qua. Oh, abbiamo sbagliato di nuovo. Aspetta, ma che cazzo è questo? Ah, ma allora questo c'è. Quindi sono questo. No, quello, questo e questo. Palese. Oh, mamma mia, sono fortissimo. Sono forti. Perché qua c'è un vassoio? Sono fortissimo. Andiamo avanti. Non andiamo avanti. Andiamo avanti. Non andiamo avanti. Andiamo. Ti ho fottuto. Guarda che mi sbrigo. C'è un torcione. E un tizio murato nel muro. La mafia siciliana è arrivata anche qua. E ho fatto. Ho aperto una porta. Era così semplice. Quindi bastava premere la leva. Ok, ho premuto la leva. Si è chiusa la porta, è spawnato uno scheletro e sono fottuto, vero? No, c'è un cristallo nel muro che sbrilluccica. Oddio, ma che figata è l'estetica di sta mappa, ragazzi. Fermiamoci un attimo. È Black Ops 3. Cioè, ovviamente il link della mappa lo trovate in descrizione insieme al Discord con cui giocare alle persone. Con cui giocare con le persone. Perché questo era nero? Non che io abbia nulla contro i ne... Contro... Avete capito? Però, nel senso... I numeri, che cosa significano? Statua di merda. Cosa significano i numeri? Questa ha una mazza in mano. Non era una mazza, era una pala. Oddio, posso prendere a palate gli zombie? No, posso scavare. Non serve a nulla scavare lì. Non... Tiro una palata allo zombie. Bello, può tirare le palate. Oh, oddio. Oddio, ho tirato le palate a quel coso. Ok. Facile. Oh, lo sto girando. Chiaro? Chiaramente si può girare. E mi serve girarlo perché, ovviamente, metto qua sopra. No. Ci faccio passare lo... No, ci spingo questo. No. Ci faccio passare lo zombie. Qua sopra, guardate, guardate, guardate. Sì, però cammini un po' tipo un coglione, eh. No, non sei abbastanza pesante. Muori tu. Posso aprire qua? Sì, posso aprire. Allora non mi serve risolvere il puzzle. Che noia. No, quella non la posso rompere. Quella è indistruttibile. Di qua posso andare. Ok, e c'è Anubi, il dio. Cosa sto premendo? Premo tutto. Premi tutto insieme. Aia, veloce, veloce. Ok, no. Ok, vedi, sono in ordine. Ok, no. 1, 2, poi questo qua. Oh, io sono fortissimo. Questo qui? No. Allora, 1, 2, do una palata allo zombie. 3, 4. Oddio, sono fortissimo. 5, sono fortissimo. E 6. Ma non ci ho concluso un cazzo. Sì, invece, mi è uscito il pisello. Godo, grazie. Aia, oh, basta. Mi stanno molestando. Apri qua, apri. Ok, andiamo. Andiamo dall'altro dio. Ah, però questo è rotto. Ok, qua che ci faccio questo coso? Lo giro. Ah, capito? Io no. Però qua ci infilo una chiave e la giro. No, non la posso girare. Oddio, ma quella ha un coso lampeggiante in testa. Cioè, luminoso in testa. E io gli tiro una palata. Tu che mi dai? Mi ha dato una mappa. Cooper, tirare fuori la mappa. Ah, qui però c'è una stanza segreta. No, non so leggere la mappa.
mappa. Allora, qui questo è il corridoio, ok? Qui è dove il tizio ci ha dato la chiave. E fin qua ci siamo. Aspetta, prendo a pistolettate sti zombie così muoiono tutti. Ok, grazie. Fammi vedere. E c'è l'altra stanza in fondo. E devo andare a scavare dove ci sono le X, secondo me. Qua, no. Oddio, sì, sì. No, sono geniale. Sono geniale. Sono proprio il player più forte d'Italia. Dov'è l'altra X? L'altra X è uscendo qua all'inizio. Oh, aspetta un attimo che faccio il gangster. Dove devo scavare? È tipo qua. Sì. Oh, colpiscimi lo zombie. Ecco la chiave. Godo, godo. Abbiamo tutte e tre le chiavi. Siamo proprio fortissimi. Andiamo e le infiliamo dentro. Come? Mappa rimossa. Cazzo, mi hanno rimosso la mappa. Adesso come farò? Allora, si è aperta questa stanza bellissima con una leva che io tiro. Oh, mi fa danno? No. Oddio, guarda come luminescente. Aspetta, fammi girare lo specchio. Ah, avete visto? Avete capito? Avete capito cosa dobbiamo fare? Sì, sì. Bravi, ragazzi. Ottima intuizione. Dobbiamo girare questo e rifletterlo sul cristallo che c'è di là. Andiamo e riflettiamolo sul cristallo. Oh, ma c'è un muro in mezzo. Però c'è un muro in mezzo. Però c'è un muro in mezzo. Non può funzionare mai, poi mai. C'è un muro. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Questo c'è un percorso. L'ho visto adesso. Ma non me lo fa spostare. Oh, e muoviti. Oh, non si sposta. Come faccio a spostarti? Ti sparo. No. Prenderla a palate sulla nuca non funziona. Lo devo spostare lì, però non ho capito come. Cioè, non è che se rifaccio sto coso. No, non lo posso rifare. Sì, sì, lo posso rifare. Ed è cambiato l'ordine. No, no, me l'ha fatto rifare solo quello. Ok, mi sa che è buggato. Ma possibile che io non posso in alcun modo spostarlo sto coso? Cioè, non lo posso spostare. Ah, ora me lo fa spostare. Ma è un po' buggato. Ok, adesso me lo sta facendo spostare. Perfetto. Manca l'ultimo. Ok. Oh, finalmente. Perfetto. Ha funzionato. Semplicemente si era buggata la mappa, ragazzi. Ok. Adesso che abbiamo colpito il cristallo, si è aperta la porta di qua. Ok, andiamo avanti. Ah, queste ci trapassano il culo. Ok. Vabbè, non ho paura. Lì c'era un piccolo buco nella mappa. Lì ce n'è un altro. Ok. Bei buchi. Tiro la leva senza guardare cosa c'è intorno. Oh, adesso si chiudono le porte. No, le pareti. No, non si sono chiuse. Sono salvo. E lui è morto. E salgo su una pressure. Che è su una pedana. Oddio, oddio, oddio. Lo sapevo che era un... Perché? Perché a tempo? Cosa c'è di a te? Ah, vedi? È lì. Devo andare qua, a tempo. Via. No, no, no. Potevo immaginarmelo. Ma è per questo che non faccio l'esploratore delle piramidi. Ripremo. Guardate, guardate, guardate. Questa volta lo so. È palesemente... Mi piace che però non muori e non devi riniziare tutto da capo. È una cosa molto meno fastidiosa di quello che potrebbe essere. Allora, come faccio a capire qual è quello giusto? Questa... Non è quello giusto. Come faccio a capirlo? Allora, ci deve essere un modo. Devo essere solo più attento nelle cose. Allora, li prendo a palate. Oh, avete visto? Ok, questo è giusto? Questo è giusto? No! Ma non ho guardato il tetto. La cosa più semplice, guardare sul soffitto se c'è un'indicazione di qualche tipo. Sono stupido. No, ok, non sono stupido. Non c'è alcun tipo di indicazione. Allora, che succede una volta che si chiude la porta qua? Nulla. Ok, quindi sono tranquillo. Ok, questa. Questa. Ah, ok, ok, capito. Te lo dice là, quindi avanti, destra, tre volte. Avanti, tre volte. Ok, 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 ok. Non è vero, me lo sono già scordato. Allora, era questo, questo. Destra tre volte. Avanti tre volte. Si salta, si salta. Mamma mia. Oh, ce l'ho fatta. Via, via. Mi frega un cazzo. Che cos'è? Un pisellone nero. Mi piace. Via. Oddio. Voglio rifare. Lo rifaccio due volte. Guarda che figata. Voglio saltare però. Non lo puoi fare mentre salti. Dove sono? Da quale lato stavo? Ok, qua è dove l'ho raccolta. Quindi salto di qui. Ciao amici. Oddio, li posso frustrare. Frustare. Tiriamo una leva. Ho sempre paura di tirare le leve. Yeah. Ma non gli faccio danno. Oddio, posso zoomare con la frusta. Sì, tiro fuori la pistola. Ho capito. Ah, con la Q la frusta. Ok, 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 facile. Facilissimo, tiriamo la leva. Avete visto? Gli tiro con la frusta qualcosa. No, per forza qualcosa con la frusta devo fare. No. Quello con la frusta. No, questo con la frusta. No. Aspetta, quel coso là con la frusta non lo posso girare? No, sa di no. Allora, di qui sopra dove vado? Qui c'è il raggio laser incredibile. Di qui non ci posso passare. E qua c'è un coso, ok? Questi non li posso rompere nemmeno con la pala. Palate? No. Qua c'è il cristallo che devo raggiungere. Ok. Quindi... Facile! Easy. Ok, ho capito. Ho capito. Si tira questa. Si sale sopra. Si fa tutto quanto il giro lungo. Non posso andarci di qua. Cazzo. No, invece però posso... Hai visto? Io no. Allora forse un altro il modo in cui si può fare. Aspetta, ma questa io la posso tirare con la frusta? No. Allora non ho idea di che cazzo io debba fare. Perché quando attivo la leva... Vedi, si apre sto coso qua. Quando attivo la leva. Ciao amico, non ci sei più. Però... Ah, qua c'è un'altra leva. Tirata. E ora? Si è aperto al sotto. Ok? Oh no, un'altra cosa...
Oh, oh, non mi uccidere, ti prego. Ok, guardate, guardate. Ok, ok, ce l'abbiamo fatta. Saliamo sopra e, come potete vedere, qui abbiamo la soluzione al nostro enigma. Non è vero? Ah, sì, ce l'ho! Però devo riscendere. Odio la vita. Tiriamo la leva, di nuovo, così il coso si sposta. Mamma mia, che culo che mi sono salvato, che mi sono uscite le spine subito. Va bene, comunque. No, aspetta. Ah, devo risalire là. Ok, 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 ok. Si gira questo. No, non è vero. Cosa sto facendo? Ah, no. Ah! Ho capito. Allora, è molto facile. Basta fare. Tiri questa. Tiri la leva. Corri subito. Aspetti che qua. Via. No, non si può. Non ci può. Ma di qua c'era il passaggio. Sono un coglione. Va bene, ok. Ok, molto semplice. Quindi basta che questo qua lo giro in modo che a posto di riflettere di là, rifletta da questo lato. Quindi così, ok. Dopodiché questa l'ha risposto. Dovrebbe riflettere da quel lato verso l'altro coso, l'altro specchio, che però ancora non ho girato per bene. Quindi saliamo sopra e giriamo per bene lo specchio. Infatti non deve puntare verso di qua, ma deve puntare verso l'altro che è lì. Altro che è lì, che però non ho girato, perché pure quello deve puntare verso l'altra sfonda, così posso effettivamente attivarlo. Quindi per ora tiro la leva, vado a girare quello specchio là sopra. Ok, così dovrebbe andare bene, in modo che me lo spinge da questo lato. E quindi una volta fatto tutto, io salendo di qua dovrei poter avere il raggio che me lo spingo da quel lato, da qua me lo rimando dall'altro lato e mi si apre la porta di sotto. Mamma mia, sono fortissimo a risolvere gli enigmi. Giocare a Portal mi ha aiutato sotto questo punto di vista. Infatti adesso non faccio più schifo come prima. Leggermente di meno. Apriamo il portone che si apre davanti a me. Per un attimo pensavo si aprisse dietro. Cos'è questo rumore di cosa cattiva? Io ho paura delle cose cattive. Soprattutto se fanno rumore di cose cattive. Di qua non ci possiamo andare. Però questa ragnatela che si riforma non mi piace. Usiamo il nostro salterello. Tu ti ricrei, giusto? Sì, appena tiro la leva tu. Ah, guarda, guarda. Guarda, guarda, lo sapevo. Avete visto? Ah! Guarda, guarda. Easy. Ok, da quel lato cosa c'è? Ok, non mi schiaccia da questo lato. Però non c'è assolutamente nulla. Ok. Andiamo avanti. Ah! Porca troia, mi sono cagato addosso. Ok. No, la tipica palla da demolizione. È una sega. È una sega. Vai, andiamo, sega. Dove cazzo stiamo? Dove stiamo andando, sega? Sega, dove stiamo andando? Ok, ok, l'ho superata alla prima botta. Mamma mia, mamma mia. Madonna, che vibes alla Sense Fortress. Dai. Ah, dove sono? Chi sono? Cos'è che mi schiaccia e cosa non mi schiaccia? Allora, qua c'è la sega. Aia, porca troia, me lo sono ripreso in faccia di nuovo. Ok, stavolta proviamo a non farci schiacciare. Ok, di qua abbiamo detto che non c'è nulla. Quindi noi dobbiamo andare da quel lato. Ok, uno, due. Ok, chiaro. No, non è chiaro per nulla. Ok, ok. Ti prego, dimmi che sono salvo. Ok. Ho paurissimo ad andare avanti. Guardate, guardate, la magia. Via. Devo trovare uno spazio libero. Ok, qua. Sicurezza. Chissà di là se c'è qualcosa di interessante. Devo andare a vedere. Troppa curiosità. No, ragazzi, non ce la faccio in un labirinto. Non ce la faccio, sappiatelo. È contro di me. Non posso essere forte a una roba dove ci sono i labirinti. Ok, ok, questo è facile. No, non è vero, non è facile. Ok, ok, no, in realtà sì. Basta che aspetto questo, poi appena si alza passo. Ok, metto qui. Ok, facile. Ma questa è la porta... Ma questa la dobbiamo aprire. Devo tornare indietro. Divertente, devo dire. Quindi di qua devo andare. No, di qua sono arrivato. O no? No. No, no, no. Non sono arrivato di qua. Ok. Ok. Ah. Vorrei capire se è a tempo sta roba. Penso e spero di no. Ok, dobbiamo tornare indietro. Mi sa che si sono aperte le cose. C'è la porta dove eravamo andati prima. Mi sono cagato addosso. Mi sembra che mi stava seguendo sta sega. Ok, ok, ok. Tutti e bassi. Andiamo avanti. Ecco, ecco. Ce l'abbiamo fatta. Siamo usciti da sta merda. Godo. Via dalla zona del labirinto. Oddio, la luce. Ma quanto è figa. Cioè, beh, ragazzi, questa deve diventare la copertina. Guarda che figata. Andiamo. Siamo scappati. 32 minuti. Voglio morire.
Non sono per me le mappe escape room. È proprio la cosa peggiore del mondo che poteva capitarmi. Allora, è veramente, veramente fatta bene però. Cioè, non sembrava nemmeno di stare giocando a quei zombie. Non era una mappa zombie. Non c'erano gli zombie. C'erano degli omini... bianchi, cioè degli omini bianchi, degli scheletri con un palo in culo. Comunque, trovate il link di download della mappa in descrizione, ve l'ho già detto, insieme al Discord dove trovate gente con cui giocare, insieme a tipo tutti i miei altri social, anche il mio OnlyFans. Non è vero, non ho OnlyFans, però a grande richiesta potrei decidere di aprirlo e aprire un'altra cosa solo per voi. Ma quello ne parleremo poi sul mio OnlyFans. Ci vediamo al prossimo video, eh?